Adesso mi incazzo come una bestia! Figaro, mezzo rotto. Che stai gli ho dato? Potevo fare un video professionale, potevo girarmela meglio, potevo mettere a posto camera, non me ne frega un cazzo di niente. Adesso basta, 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 non ce la faccio più io a vivere così. Allora, ci sono due notizie. Due notizie che sono state annunciate in questi giorni. Mi hanno fatto piacere le notizie, ma io sono incazzato nero perché sono stufo di leggere i commenti di ritardati mentali cronici. La prima notizia riguarda la produzione di due joypad, due controller della PlayStation 4 di terze parti. Entrambi i controller sono sponsorizzati, diciamo, da Sony, ma non è propriamente Sony che li produce. Uno dei due è della Razer ed è, come potete vedere nelle immagini, è un controller classico PlayStation 4 con un pezzo sotto per microfono, cuffie, volume, non lo so che cos'è quello, sinceramente una sorta di figa, vi giuro, non lo so, vabbè, fotte sega. Figo, molto figo, perché è uno stile più aggressivo, è un più grosso, sicuramente si tiene meglio in mano. E anche se dalla foto non si vede, dietro ci sono i pulsanti che hanno messo anche sul pad Elite dell'Xbox One, che secondo me è il miglior, questi qua, che secondo me è il miglior prodotto in tema joypad, in tema controller, come si dice nel 2016, non lo so, in tema pad che è possibile ottenere adesso. Questo è il miglior prodotto. L'altro controller invece è della Nacon, che sinceramente non ho mai sentito, ed è praticamente la copia del pad Elite. Ha i cosi dietro, ha l'analogico invertito, che è dello stile della Microsoft. Secondo me ha un difetto, che la croce direzionale ha così, vederla così non mi ispira troppo, però c'è da provarla una roba del genere, perché chiaramente non puoi andare a dare un giudizio senza aver provato questa cosa, ed è quello che fanno! Mi calmo, spacco tutto. Allora, sono due i tipi di commenti che ho letto che veramente... Ma tanti, ma non dici che c'è uno stronzo perché è stronzo. No, tantissimi. Che sono... Figa. Sti due commenti sono il primo, che il pad è scomodo o perché è troppo grosso, perché la croce direzionale fa schifo. Oh, ma abbiamo i lavoratori della Razer e della Nacon qui. Cioè, qui ci sono i pro, hai capito? Hanno il cugino che lavora lì, no? Ma se non l'hai mai provato, testa di minchia, come fai a dire che fa schifo? Oh, senti, poi magari fa schifo, una volta che ce l'hai, non lo provi, poi magari è una merda. Ma se non l'hai mai provato, non puoi saperlo. Cioè, io ti dico che quella croce lì non mi ispira per un cazzo, però magari poi prendo in mano i joystick e va meglio che questa qui, va meglio che quella della... dell'Elite. Non lo so, non posso saperlo perché non l'ho mai provato. Tu che cazzo ti permetti di riempire i commenti dicendo che è una merda? Non l'hai mai provato. Sei una testa di cazzo e sono stanco di leggere queste cose, perché poi mi incazzo. Perché poi cosa succede? La gente commenta così, si riempie dei commenti, poi le persone sono stupide, perché il mondo è creato da esseri umani, ovvero esseri stupidi, che ci dicono: ah, ma si dice che fa schifo, se tutti dicono che fa schifo, farà schifo davvero. Nessuna di quelle persone ha mai provato questo prodotto. Non puoi dire che fa schifo, e tu che ci credi, madonna, ma vai, non lo so, ubriacati di acqua santa, magari diventi furbo. Il secondo commento che mi fa ancora più incazzare di questo, quindi alzerò ulteriormente il tono della voce, è: Sony Coca, Sony è la frutta. Oh, ma Dio santo. Senti, allora, Madonna i fanboy a schiaffi sul groppone, Dio buono. I fanboy sono il peggio, sono la feccia, sono non lo so come definirli davvero. Porca vacca, un prodotto che funziona, cioè, da sempre nella vita, nel mondo, se ci sono due case di qualsiasi genere, se siano di vestiti, di abbigliamento, di non lo so, devo calmarmi. Se ci sono due case qualsiasi, di qualsiasi tipo di prodotto, e una che sono concorrenti, e una delle due case fa un prodotto migliore, l'altra casa andrà sempre a cercare di copiare un po' quello che è il prodotto. Ok, fino a qua siamo tutti d'accordo. O copia, tra virgolette, prende spunto, comunque copia il prodotto della casa concorrente, oppure crea un prodotto migliore della casa concorrente. Così funziona il mondo, ok? Ora, siccome il pad della One, il della 360, di quel cazzo che vuoi,
La levetta analogica spostata verso l'alto per molte persone è più comoda, e non è un dato di fatto che è più comoda, per molte persone è più comoda. Per me, per esempio, il pad della One è più comodo del pad della PlayStation 4, ma se a te piace la levetta sotto analogica, nessuno ti dice un cazzo, ognuno si trova bene con quello. Ci sono più prodotti apposta, no? Ognuno si trova bene con quello che si trova bene. Sony avrà anche copiato, tra virgolette, poi la Nacon comunque, avrà anche copiato la struttura. E allora? Cioè, voglio dire, perché devi dire che Sony ha la frutta, che copia, che non ce la fanno più, devono trovare un modo di andare avanti? Ma tutti i commenti così. Ma figa, se una cosa funziona meglio, comunque, se le persone sono abituate magari diversamente, o si possono trovare meglio diversamente, che cosa c'è di male? E poi, figa, non dire che Sony ha la frutta. Attualmente è la casa con più vendite. E non ditemi che Xbox One S ha superato le vendite di PlayStation 4. Allora, usa la logica, bimbo minchia. Se tu parti con Xbox One e PlayStation 4, PlayStation 4 vende come la merda rispetto ad Xbox One. Xbox One non riesco neanche a parlare. E quindi si posiziona la cipiata del mercato. Cosa succede a questo punto? Basta telefono! Cosa succede a questo punto? Che una volta che tutti hanno comprato la Play 4, magari poi gira di comprare la One. Cosa succede? La One vende di più della Play 4 in determinati mesi dopo il lancio. Perché? Perché la gente ce l'ha già la Play 4. Quando sono uscite queste due console, un po' per la pubblicità di merda che si era fatta alle 3 per via del discorso usati, non usati e cazzi ammazzi, un po' voi per le esclusive, perché la console Sony attualmente più esclusive. C'è da dire che Sony, e dicono tutti questo, sa vendere meglio rispetto alla concorrente. Di conseguenza, se la gente ha comprato la Play 4 incentivata dal marketing, poi magari voleva farsi anche un Xbox One, l'Xbox One è ovvio che dopo vende di più perché la Play 4 l'hanno già comprato. Il mercato questa volta è andato così. La volta scorsa c'era la 360, aveva venduto più di PlayStation 3, o comunque aveva fatto più successo in generale. Adesso non posso ricordarmi gli anni, le date precise, mi dispiace. Non sto dicendo che Microsoft è inferiore a Sony, assolutamente. La 360 è ancora la mia Xbox preferita, la mia console preferita. Però in questa generazione PlayStation 4 è stata più forte obiettivamente, perché ha avuto più incassi all'inizio, quindi più soldi per produrre eccetera. Quindi nel complesso, quello che ha Sony attualmente ha più roba e di qualità rispetto a Microsoft. Ma io consiglio comunque, se a voi piacciono principalmente le esclusive Microsoft, consiglio di comprare una console Microsoft. A volte mi chiedono, meglio Xbox One o PlayStation 4? Figa, scegli tu, dipende dalle esclusive. Ok, magari Xbox ne ha un po' di meno, ma non implica niente. Se piacciono quelle di Xbox, uno compra Xbox. Questo per dire che non sto facendo console war, ho andato un po' per specificare, spero vi sia entrato in testa. Non è una questione di avere una preferenza tra PS4 e Xbox One. Io preferisco PS4, ma non è una questione di avere una preferenza, è la questione di quello che piace all'utenza. Ora, se PlayStation 4 ha avuto vendite migliori, probabilmente ha avuto un modo di vendere migliore, quindi ha vinto questa inutile guerra di merda contro Xbox. Tu che hai comprato la One, e non lo so per quale motivo, o sei stupido, perché non so, più che essere stupido non mi viene in mente altro, oppure ti rodi il culo che hai pochi giochi, non lo so qual è il motivo che ti spinge a dire queste stronzate. Sta di fatto che dire che Sony copia il pad della One, che Sony è alla frutta, è veramente da coglioni, ma da coglioni seri, cioè. Ma ti rendi conto di quello che stai dicendo? Ma seriamente, no, davvero, davvero. Poi andiamo alla seconda notizia che ho letto: il visore VR di Microsoft costa 100. Guarda, madonna, faccio fatica a fare un discorso perché mi sono veramente girato. Costa 100 euro in meno. Oh, 100 euro in meno. Boh, è migliore di Sony. E avanti, avanti. Oh, cosa Microsoft ha detto? Facciamo un visore. Il prezzo è quello. Punto. Non so che giochi escono. Non so se è compatibile con la One. Non so se è compatibile col PC. Non si sa un cazzo di niente. Anzi, forse va su PC principalmente. E sarà compatibile sicuramente con Scorpio. Ma almeno sono rumor, io non è niente di serio, non è niente di chiaro. Ad ogni modo, dovrebbe andare con Scorpio, è compatibile col PC, non si sa se va sulla One normale, non si sa assolutamente un cazzo di niente, è già migliore di quello di Sony perché costa 100 euro in meno. Madonna, 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 madonna.
Allora, specifichiamo che il visore sul computer è un mio sogno e che non possiedo per il semplice fatto che costa 1000 euro. L'HTC Vive, sotto 100, 900, comunque. Non posso, posso permettermelo, ma non voglio permettermelo. Quindi sarei anch'io molto interessato a un visore economico che mi possa consentire ciò. Ma figa, come ti permetti di dare delle opinioni, di dire che è il migliore di Sony, che non l'hai neanche visto? Non sai che giochi ci girano, non sai qual è la tecnologia su interno. Sei un coglione! Pensate che questo video non lo volevo fare, lo volevo fare in modo più professionale, ma alla fine no, ho detto vaffanculo, se devo sfogarmi mi sfogo e basta. Io spero che... Io spero. Adesso io ho una comunicazione molto diretta con voi, no? A volte parlo anche in prima persona, cioè ti do del tu quando parlo, per fare capire bene il mio concetto. E ho un modo di parlare schietto e senza mezze misure. Spero quindi vivamente che chi doveva levarsi dei coglioni si sia levato, quei pochi che visualizzano i miei video siano persone con cervello. Perché davvero, veramente, qui non è nemmeno il discorso di gusti, qui è proprio la follia, no? Cioè, se Microsoft fa un visore, è meglio a prescindere, perché l'ha fatto Microsoft, la tua casa preferita. Ma cazzo, ma affogati con l'acqua della pasta. Cioè, veramente. Porca puttana troia. Alex, la pressione. Poi ti vengono i giramenti, devi piantarla. Alex, piantala. Ok. Alex, sono io. Allora, in questo video sfogo vi ho detto praticamente tutto, quindi valutate voi con la vostra testa il pensiero, e se volete commentare e ne parliamo insieme, qualora mi fossi scordato qualcosa, perché è anche probabile che magari mi sia scordato qualcosa in quanto ho parlato da sclerato. E se avete delle domande fatemele pure, perché comunque ho letto tutto nel dettaglio, penso di sapervi rispondere, anzi sicuramente vi saprò rispondere. Qualsiasi dubbio ci sia, però ti giuro, se qua sotto arriva un commento del cazzo, io adesso banno, vi giuro, non lo so, si può bannare su, non lo so, trovo il modo, vi blocco, Dio buono, non voglio sentire stronzate. Commentate anche negativamente, va bene, purché esprimiate un'opinione concreta. Se poi l'opinione è valida, io sono il primo a discuterne. Se l'opinione non è valida, però non ve ne siete accorti, sono comunque il primo a discuterne. Se è palesemente una stronzata, levatevi dai coglioni. Lo trovi? Non l'ho mai fatto, perché ho sempre accettato anche sul canale chi mi dava il figlio di puttana, perché intanto mi fai una visualizzazione. Non questo canale, altro. Vabbè, non mi interessa. Però adesso non le palle piene. Il primo che fa un commento del cazzo, lo sbatto fuori. Questo voglio che sia un canale pulito, che magari ha due visualizzazioni in croce, ma che non si dicano stronzate. Quindi ragionate su quello che scrivete, se volete scrivere, se fate quello che vi pare, ma non mi fate discorsi da fanboy, per favore. E me la sono presa anche con voi, per il Cristo che c'ho addosso, non c'entra niente, quindi scusatemi, ma oggi è così, oggi, madonna, mi sono montato troppo. Al prossimo video, ragazzi, ciao a tutti. Ma che bravo, sei arrivato alla fine, un biscottino per te. Se hai trovato il video interessante, lascia un mi piace. Se ti rode il culo, metti un non mi piace. Oppure commenta qua sotto per dirmi quanto sono bravo o quanto ti sto sul cazzo. Lo vedi quel bottoncino rosso con scritto iscriviti? Cliccalo e guarda la magia.